Eder, Mech, Pallister. Abbiamo appreso dell'intervista rilasciata dalla signora Manuela e anche del fatto che la signora e la figlia hanno trascorso una notte fuori casa. Ci tenevamo anche noi da parte del signor Giuliano a chiarire che questo fatto non è connesso a ragioni di natura coniugale. Non ci sono stati litigi né, per citare un termine che ho sentito prima, un abbandono del tetto coniugale. Quindi ci sentiamo di comprendere un po' il timore di queste persone, perché dobbiamo ricordare che ad oltre un mese da questo tragico evento l'indagine è in corso, ma non è stato fermato nessun soggetto. Il signor Giuliano non ha ancora recuperato la memoria. Questo purtroppo è un grosso limite. Se ciò avvenisse sarebbe di grandissimo aiuto. E anche a una rilettura dei fatti, che anche noi come difensori tramite delle indagini difensive ci siamo sentiti di rifare, pur disponendo di molti elementi in meno rispetto alla procura, abbiamo incaricato dei consulenti sia dal punto di vista medico-legale che dal punto di vista della ricostruzione cinematica di questo incidente, per rivalutare nuovamente l'ipotesi di un'aggressione. Nonostante questo, ad oggi non sono emersi, dobbiamo dirlo, elementi significativi che facciano propendere per l'aggressione, perché purtroppo, dovendoci basare soltanto sugli elementi oggettivi, tutto quello che emerge dalla ricostruzione di quell'evento ci allontana dall'idea che un soggetto abbia aspettato. Mia figlia è abbastanza giù in questo periodo. Ho bisogno di tutelare lei. Non siamo andati via. Ha bisogno di staccarsi un attimo da tutto questo e io sto con lei, logicamente, però mi divido fra qui e mia figlia. Il problema non è nel palazzo. Se abbiamo delle paure, perché abbiamo delle paure, è che tanto la cosa è successa. Io non parto da questa situazione, io parto da maggio, l'incidente. Io che parto da maggio, con la pressione, con il dolore, con tutto quello che è successo a mio marito. E adesso questo. Per cui non dico che c'è il collegamento, dico che dentro di me ho questa pesantezza. Luis davvero ti ha tenuto dei soldi? Avevo chiesto che mi potesse tenere dei soldi momentaneamente, me li ha ridati. Siamo a posto. In quel periodo stavano arrivando dei debiti. E i rapporti con Luisa e Valeria non sono più quelli di prima? Siamo tranquilli, certo che non ci può essere l'amicizia stretta che c'era prima. Che ricordo hai di tua madre? Era una persona splendida. Poi aveva un grande affetto per tutta la sua famiglia, soprattutto per i nipoti. Veramente una donna che ha sempre tenuto la sua fede al primo posto nella sua vita. Tutti i giorni la vedevo arrivare sorridente. Per me è stato importantissimo. C'è stata in passato una cattiva gestione economica a livello familiare. Purtroppo certi debiti che c'erano non sono stati liquidati nel tempo più breve, li stavo già ripagando. Dato che non ero più in grado, mi è stata tolta, però non è stato un declassamento. Per come conosco io mia madre, non aveva un linguaggio scurrile, offensivo. Mi sento che dovrei fare tutti i passi per tornare alla mia situazione migliore, ma che è tanto difficile. Quello che provo, lacrime, è una mancanza enorme, solo lacrime. Per adesso così. Sei giorni prima della morte, Pierina parla con la figlia Chiara e, amareggiata di come sta andando dal punto di vista legale la separazione fra Manuela e Giuliano, le racconta che ai suoi tempi era diverso. Lei infatti si era separata oltre 30 anni prima dal marito, che poi era andato in Germania a rifarsi una vita. Mancano invece 5 giorni al suo assassinio quando Pierina ha una telefonata con uno dei figli. Questa telefonata è la famosa telefonata a cui Valeria chiama ad ascoltare Manuela. Quella che ascolterà Manuela sarà una chiamata molto dura, nel corso della quale Pierina dirà al figlio: ma dove sta scritto che noi a questa persona dobbiamo dare le nostre proprietà? Questa se ne deve andare prima possibile. E il figlio, contrastando un po' la madre, le risponderà: la legge non funziona proprio
solo così oggi c'è una tutela in suo favore. Tra i vari moventi che stiamo ipotizzando ne dobbiamo aggiungere un altro. Luis sa che Manuela rischia di essere cacciato e siccome vuole bene a Manuela decide di aiutarla facendo fuori Pierina. Questa è una delle tante ipotesi che stanno ancora in piedi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.